Immagini della vittoria della Lazio sull'Avellino e passiamo allo 0-0 fra Ascoli e Torino. Torino Carino. Sì, diciamo subito che questa partita per la formazione di Massone è iniziata in salita. Come avete sentito in apertura di trasmissione dal conduttore, dopo 6 minuti di gioco Greco è stato espulso e quindi l'Ascoli si è ridotta in 10 uomini. Il Torino, c'è da dirlo, per tutto il primo tempo non è riuscito ad approfittare della superiorità numerica. Poi col passare dei minuti si è accontentato e Bersellini alla fine ha detto che il pareggio di Ascoli gli va molto bene. Ma vediamo subito l'episodio dell'espulsione che secondo noi è stata un po' la chiave di questa partita. Prego la regia di mettere in onda le immagini. Ecco, siamo al sesto, c'è un contrasto in area con Radini con Greco. Guardate, ve lo ripresento a rallenti per farvi vedere il fallo. Attenzione al piede destro di Greco che arriva a colpire in faccia Corradini. Il fallo è netto, ineccepibile la decisione di Borghi, specie dopo le polemiche di questi ultimi giorni. Secondo tempo, Ascoli in avanti, De Vecchi ha una buona palla ma il suo tiro è centrale. Dopo pochi minuti è il Torino che si fa minaccioso, qui c'è un passaggio per Galbiati, tiro, respinge Corti, ancora Galbiati, respinta, Schachner fuori di un soffio. Dopo una manciata di minuti ancora il Torino pericoloso e con l'azione. Zaccarelli, centro per Selvaggi, al volo Corti para. Poi al 20° del secondo tempo l'altro episodio. C'è questo fallo, Beruatto su Novellino. Beruatto protesta e Longhi lo ammonisce. Adesso vedrete il cartellino giallo per il giocatore Granata. Eccolo qui. Arriva Novellino e De Vecchi e fanno notare all'arbitro come il giocatore sia stato già ammonito. Il regolamento è chiarissimo, anche lui negli spogliatoi. Bravo Longhi, linea Roma.